Ok, oggetto numero 4. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Melasecca, completamento dei lavori delle 78. Prego, vicepresidente Bettarelli. Grazie. L'interrogazione attuale fa riferimento ad una infrastruttura di cui si tratta da qualche decennio e che recentemente ha visto, in particolare siamo a febbraio del 2024, la consegna dei lavori con una cerimonia a cui fra l'altro è presente l'assessore e anche il sottoscritto, di ammodernamento di una canna della galleria della Guinza. Le 78, la Fano Grosseto, ovviamente un'infrastruttura assolutamente fondamentale perché collega tre regioni, collega territori a forte vocazione produttiva e siccome se ne parla da decenni credo che insomma è assolutamente rilevante e attuale il completamento, la realizzazione e quindi il completamento. Quello che è stato presentato il 12 febbraio nei due versanti, Marchigiano e Umbro, al quale ripeto ero presente anche io nel versante Umbro, è stata sostanzialmente la consegna appunto per il completamento della galleria, per i lavori di ammodernamento. È stato in quella sede annunciato che la fine dei lavori è prevista per il 2026 e che a seguito della chiusura dei lavori la circolazione avverrà in un senso unico in direzione Marche-Umbria e appunto con fine lavori prevista per 2026. Quello che poi fra l'altro l'ho precisato nell'interrogazione diciamo si discosta da quelle che invece erano le affermazioni dell'assessore che a febbraio ci diceva che il senso unico sarebbe stato nell'altra direzione, quindi direzione Umbria-Marche, ma al di là di questo credo che insomma non sia questo il nodo centrale del problema. La questione invece è altra, nel senso che è quello che chiede, poi ci tornerò nella replica in base alla risposta dell'assessore stesso. Innanzitutto serve capire, al di là di questo importante adeguamento, che comunque è un passaggio importante che è volto alla realizzazione di questa importante infrastruttura, quello che chiedo all'assessore è innanzitutto sapere se c'è un tracciato definitivo. Se il tracciato definitivo è lo stesso che i tre sindaci il 22 giugno 2022 con una conferenza stampa unitaria, i tre sindaci umbri di Citerna, Città di Castello e San Giustino sostenevano attraverso un accordo fra i tre comuni, fatto come dire, anche storico, importante, e se questo percorso c'è ed è definito, con quali risorse verrà realizzato, quindi se ci sono le risorse per la realizzazione, il completamento, non solo per l'apertura a senso unico di una canna in direzione Marche-Umbria, ma quindi con quali risorse e in quali tempi. Che cosa succede nel momento che andrà dal 2026, quando verrà completato l'adeguamento della galleria della Guinza e quindi ci sarà il traffico che arriva dalle Marche in Umbria, nel senso che la strada va ad inserirsi, la galleria si inserisce su una strada provinciale che è la 200, che credo anche l'assessore ha fatto per venire alla conferenza di consegna lavori e che credo sia del tutto evidente che è assolutamente inadeguata al traffico soprattutto di mezzi pesanti e di quella che mi auguro sia comunque un traffico importante perché c'è necessità di viabilità e di infrastrutture viarie, quindi se ritiene adeguata quella viabilità ed eventualmente se non la ritiene adeguata se e come intende intervenire. L'ultimo quesito che pongo e poi mi taccio è capire come verranno realizzati nella fase di cantiere i lavori, visto che è assolutamente necessario che mezzi pesanti arrivino ed escano dalla galleria,
e se quindi è a conoscenza del fatto che la strada provinciale sia stata autorizzata appunto dalla provincia per il transito di mezzi pesanti, e qualora non fosse autorizzata, se si pensa di come dire, uscire, entrare e uscire dal cantiere solo nel tratto marchigiano. Grazie. Scusa, adesso mentre parlo, cosa, se no non riesco a, se parli troppo devo parlare anch'io. Una prima notizia: noi abbiamo richiesto formalmente ad ANAS notizie in merito, al momento non è giunta la risposta, ma alcune risposte gliele posso già anticipare. Innanzitutto il senso di marcia, ovviamente lei comprende bene, non c'è bisogno di essere, diciamo, tecnici di altissimo livello nel comprendere che se si va in un senso poi si torna dall'altro, mi sembra di una cosa, di una elementarità particolare, per cui se si va, se si viene dalle Marche utilizzando la galleria, poi si torna dietro per Bocca Trabaria e viceversa accade per l'Umbria. Quindi se si cominci ad andare in un verso o nell'altro, ben poco conta. Tenga conto che l'intervento lo gestisce l'ANAS delle Marche e quindi è in capo a loro, sostanzialmente al di là del commissariamento, decisioni di funzionalità specifica. Per quanto riguarda il discorso 4 corsie, 2 corsie, saprà bene, ma glielo ricordo, che l'intero completamento dell'E78 ad oggi ammonta a vari miliardi, e quindi tenendo conto che i flussi di traffico analizzati da ANAS non sembra necessitino al momento dell'urgenza di realizzare tutto a 4 corsie, è stato deciso da ANAS di, su nostra specifica richiesta, di progettare tutto per le 4 corsie, ma evitando di implementare il costo molto elevato dell'intera struttura, per cercare di andare avanti ed evitare quello che è accaduto fino ad oggi, quello che è accaduto con la Guinza, come è accaduto con altri tratti in cui sono 30 anni che se ne parla come minimo. Io lo ricordo, era il 2000, ero consigliere regionale alle prime armi e si parlava dell'E78. Sono passati 23 anni e credo che purtroppo i governi e le amministrazioni che ci hanno preceduto non è che abbiano fatto grossi passi avanti. Noi riteniamo che, poiché il bene, il meglio è nemico del bene, noi vorremmo in qualche modo dare concretezza, e il fatto che questo governo, non il governo Renzi, ma questo governo abbia in qualche modo finanziato un segnale fondamentale, che è quello dell'utilizzo della galleria della Guinza, pur con tutti i criteri relativi alla sicurezza che impediscono oggi di realizzare l'utilizzo, diciamo, della stessa nei due sensi di marcia per ragioni di sicurezza, però un segnale fondamentale di volontà di questo governo nel procedere. Cosa è accaduto nel frattempo? Abbiamo avuto numerose interlocuzioni con il commissario e con i comuni, perché abbiamo cercato di interloquire anche con i comuni umbri interessati. Per quanto riguarda il collegamento con la parte toscana, lo ricordo che la decisione già risale alla precedente nostra amministrazione, quindi il consigliere Bettarelli sicuramente dovrebbe essere una conoscenza, in ordine proprio al tipo di percorso. Nel caso più specifico, ricordo che il Comune di Citerna chiedeva la realizzazione di una galleria naturale di 1 chilometro che avrebbe aumentato in maniera considerevole, parliamo di un centinaio di milioni, perché si tratta di zona esondabile a causa del torrente Sovara, che in più di un'occasione hai sondato, per cui il tipo di intervento avrebbe portato ad un incremento molto elevato. Quindi il commissario ha proposto una galleria artificiale di varie centinaia di metri, che consente comunque
dall'abitato collinare di Citerna di non vedere la nuova strada. Per quanto riguarda il Comune di Città di Castello, non ha problemi specifici e ha anzi sottolineato di arrivare quanto prima alla progettazione in modo tale da procedere con il piano regolatore della città. Per quanto riguarda San Giustino, la proposta che aveva fatto e che era quella di evitare, assessore, vado a chiudere, di evitare l'attraversamento da parte della nuova strada gli abitati di Selci, diciamo isolandolo da Lama, è stata accolta dall'ANAS, per cui c'è un percorso cosiddetto verde che verrà seguito a nord. Poi sono venute fuori ulteriori richieste. L'ANAS ritiene al momento che, avendo fatto tutte le indagini archeologiche, incontro con la soprintendenza, eccetera, non dovrebbero esserci problemi assolutamente per quanto riguarda la villa di Plinio, che a differenza di quello che viene affermato dal sindaco, diciamo, si vede in lontananza a circa un chilometro, questo è stato detto. Ad ogni buon conto, la progettazione va avanti, le conferenze di servizio si avvicinano, stiamo sollecitando il commissario Lanas per arrivare quanto prima alle progettazioni per poter avere la possibilità di fare richiesta di fondi. Abbiamo chiesto che comunque, e chiudo, quest'opera venga inserita nel contratto di programma ANAS, Ministero, Regione, in modo tale da dare concretezza finalmente a che i due lotti umbri più il raddoppio della guinza siano non un sogno ma una realtà molto concreta. Parelli, replica. Sì, no, la replica è veloce anche perché sono assolutamente insoddisfatto della risposta, ma d'altra parte, visto che si avvicina la campagna elettorale e che serviva una bella immagine dei governatori e degli aspiranti sindaci di centrodestra in prossimità della guinza, non mi sarei aspettato nulla di diverso. Non mi sarei aspettato se non il fatto che la via... sono in campagna elettorale anch'io, lei amministra, io no, lei ha il governo della regione e del ministero e quindi lei chiede le risorse al ministero, ma queste risorse ancora non ci sono, ma lei le chiede, lei utilizza risorse che sono state messe a bilancio fra il 2015 e il 2021, non da questo governo di Giorgia Meloni, lei non mi dice come pensa nel momento in cui aprirà questo senso unico, come pensa di far transitare i mezzi sulla strada provinciale 200 che è piena di frane, di dirupi, ha dei versanti che vanno sulla strada, la carreggiata è estremamente stretta e non è dato sapere come i mezzi escono ed entrano dal cantiere e come si arriva e come si arriverà alla, come dire, alla bassa collina dalla guinza versante umbro. Lei mi dice che i tre comuni che cita, ognuno per conto suo, hanno manifestato criticità e non mi dice che i tre comuni, e questo sì è un fatto storico, per la prima volta nel giugno 2022 avevano dato l'ok ma ad un'idea progettuale e che i comuni non volevano essere presi uno ad uno per tratto, perché il problema, e io l'ho vissuto perché ho fatto anche l'amministratore Città di Castello, uno dei problemi dei ritardi è stato anche legato al fatto che i comuni non si parlavano o che comunque non avevano trovato una soluzione unitaria. Questa soluzione unitaria c'era, ma il commissario Simonini, che ne ha, come dire, potere e facoltà, pensa ad un tracciato e quello difende. Poi vedremo che cosa succederà in prossimità di Villa Plinio. Vedremo che cosa dirà la soprintendenza, vedremo, io mi auguro di no, ma se e quando partiranno mai questi lavori e questa progettazione che ad oggi non è finanziata, vedremo che cosa ci sarà in prossimità di Colle Plinio. Concludo davvero dicendo che i passi in avanti ovviamente vanno fatti, quindi con favore ho apprezzato il fatto che siano state messe risorse e che siano stati assegnati lavori per l'ammodernamento e quindi il transito, e resta il fatto che non è assolutamente sufficiente quello che si sta facendo. Solo
per far vedere che partono i lavori, quando poi questi non si sa che fine faranno, ma si sa che sulla strada provinciale 200 non si transita, non si sa quando e come verrà progettata la strada e soprattutto chi e quando metterà risorse per realizzare l'E78. Ultima question time. Interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Agabiti, intendimenti a giunta regionale circa il riguardo e la valorizzazione del paese di Umbriano, patrimonio storico e culturale della regione. Finita il question time, apriamo la seduta. Prego. Grazie Presidente. Umbriano è l'emblema di quello che è il processo di spopolamento e di abbandono delle aree interne. Alla fine degli anni 50 questo paese, che ancora oggi non ha sostanzialmente collegamenti viari diretti, ma per poterlo raggiungere c'è bisogno di fare un percorso di circa 20-30 minuti a piedi o con animali, è stato sostanzialmente abbandonato e ha visto un lento e progressivo decadimento, ovviamente anche di quelle che erano le mura, gli edifici di assoluto pregio storico, un po' quello che sostanzialmente è il prologo di quello che sta avvenendo anche in tante nostre aree interne, dove ovviamente non è il tema delle infrastrutture fisiche, ma quanto dei servizi e delle infrastrutture digitali assenti, che causano poi quello che è il trasferirsi, l'emigrazione da parte delle famiglie all'interno di invece centri dove ci sono più opportunità e più possibilità. Questo paese, al di là di quelle che sono le suggestioni che lo vogliono come uno dei più antichi dell'Umbria, è di un'importanza storica imprescindibile per la nostra cultura, in quanto si tratta di un insediamento che nella sua forma attuale è contemporaneo all'abbazia di San Pietro in Valle, costruita nell'VIII secolo d.C., quando Faroaldo II venne abdicò a favore del figlio Trasamondo, duca di Spoleto, per trasferirsi all'interno di questo centro. Il paese di Umbriano divenne sostanzialmente una delle strutture fortificate che erano proprio a protezione dell'abbazia di San Pietro in Valle. Abbazia di San Pietro in Valle, che mi permetto in questo caso anche di fare un appello all'assessore, all'assessora, trovo veramente assurdo che non faccia parte del patrimonio UNESCO dei Longobardi Luoghi del Potere, in quanto credo che l'altare di San Pietro in Valle sia uno dei manufatti più importanti della cultura longobarda all'interno del centro Italia. Questo è un dato incontrovertibile e credo che sarebbe quantomeno necessario una revisione in tal senso. Ma vado velocemente. In questo momento il paese, nella sua parte diciamo strutturale, è oggetto di un piano operativo che è stato sostanzialmente approvato dal comune nel 2016, approvato anche dalla regione nella sua parte sostanzialmente di fattibilità ambientale. La parte gran parte dell'edificato è quindi di proprietà privata in questo momento, mentre la torre, le vie del paese sono di proprietà comunale e la chiesa di San Rocco invece è di proprietà della diocesi. Quindi che cosa chiediamo con questa interrogazione? Chiediamo che la regione faccia la sua parte, spinga ovviamente il privato e il comune a lavorare insieme per poter sviluppare e permettere un piano di recupero e di vero e proprio ripopolamento di questo paese, e si riesca ovviamente a valorizzare questo asset strategico importantissimo per la Valnerina sotto il profilo turistico, non solo culturale ma anche turistico, quindi permettendo che nei fatti quello che in questo momento è
un paese in stato di abbandono e di decadimento possa, nella piena conservazione ovviamente dell'aspetto paesaggistico e ripeto di tutela sotto il profilo storico-artistico, possa riuscire invece a trovare una valorizzazione. Quindi chiediamo alla Giunta di sapere se esistono, diciamo, qual è l'intenzione da parte della Giunta nell'ipotesi anche di poter promuovere, perché no, un protocollo d'intesa fra il privato, la diocesi e il comune di Ferentillo, e quali sono le risorse che potrebbero essere magari messe a sistema, quindi a cui poter attingere per riqualificare le aree di competenza pubblica e quindi far sì in questo caso che il rapporto fra pubblico e privato possano diventare un'occasione di sviluppo per l'intero territorio. Grazie Presidente, ma concordo con il consigliere De Luca sul valore storico e culturale di Umbriano, insomma, che conosco molto bene. Lì sono nata e ho vissuto gran parte della mia vita in quel territorio, quindi conosco bene Umbriano, così come l'Abbazia di San Pietro in Valle. Nel preadottato piano paesaggistico regionale, tale borgo è inserito in quel contesto naturale e paesaggistico di elevato rilievo come quello della Val Nerina, in particolare sappiamo bene denominata la Valle del Nera, del Vigi, del Corno, quindi anche tutti i borghi fortificati di origine antica, da Ferentillo a Scheggino, a Sant'Anatolia, a Vallo di Nera, a Cerreto, dall'ex ferrovia anche Spoleto-Norcia, quindi che rappresentano un po' quell'architettura storica, no? E anche l'architettura religiosa, come è stato appena detto, l'abbazia di San Pietro in Valle, così come l'abbazia di San Felice. Poste ovviamente tali premesse che tutti conosciamo, la valorizzazione di Umbriano potrebbe avviarsi tramite il contratto di paesaggio. Quale accordo volontario che deve avvenire tra i soggetti pubblici e privati, che è finalizzato quindi alla costruzione anche di quelle progettualità integrate che sono comunque interattive anche in un ambito, diciamo, di sviluppo paesaggistico individuato, ma specificatamente indirizzato verso una governance del territorio, basata quindi sulla concertazione, sulla condivisione e l'integrazione delle decisioni stesse. Occorre partire dalla condivisione e sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione, le pubbliche amministrazioni, enti, associazioni interessate per la stesura del contratto di paesaggio che contenga un programma di azione, di programmazione, congruo anche con lo scenario individuato e che identifichi tutte quelle azioni necessarie per raggiungere ovviamente gli obiettivi individuati. Il ruolo centrale, anche un ruolo diciamo proattivo di proposta degli interventi, dovrà averlo il Comune di Ferentillo, anche al fine poi di intercettare insieme alla Regione tutte quelle risorse utili, titolo anche semplificativo di esempio anche quelle del CIS o del PNRR complementare, che appunto, voglio dire, Ferentillo fa parte comunque dei comuni del cratere, come già accaduto in passato, risorse già stanziate sulla base anche di quelle progettualità presentate e condivise quindi tra i comuni, la Regione e l'Ufficio Speciale della Ricostruzione. Ovviamente la Regione farà la sua parte, quindi noi ci impegneremo come Regione a fare la nostra parte in presenza di quelle progettualità definite e concordate anche con il Comune, che ovviamente ci consentirà poi di poter individuare quelle risorse, diciamo, economiche necessarie anche in considerazione poi agli obiettivi che comunque vogliamo raggiungere. Quindi la Regione comunque farà sicuramente quella parte necessaria anche di coordinamento insieme al Comune e a tutti, diciamo, anche le associazioni e gli enti interessati. La replica del consigliere De Luca. In maniera del tutto anomala, mi ritengo molto soddisfatto della risposta, anomala nel senso fra rispetto al diciamo al quadro della legislatura, ecco, in maniera molto soddisfatta rispetto alla risposta
dell'assessora Gabbidi, perché ritengo estremamente importante questa possibilità da percorrere, quindi questa idea di poter quantomeno discutere della possibilità di poter sviluppare questo contratto di paesaggio e questo protocollo d'intesa. Ritengo assolutamente positivo che quindi ci sia possibilità di percorrere ancora la strada del, diciamo, delle risorse da cui attingere, quindi anche del PNRR complementare, e ritengo estremamente positivo quindi che ci sia un'intenzione da parte della Giunta regionale di quantomeno sedersi al tavolo per poter discutere in tal senso. È evidente come al nostro modo di vedere sia imprescindibile tutelare l'accesso pubblico al paese di Umbriano, tutelare il fatto che paese possa continuare ad essere e diventare ancora più in futuro quindi un asset strategico di sviluppo turistico per il territorio della Valnerina e quindi inserirsi in maniera sistematica all'interno anche dei circuiti e dei cammini spirituali che oltretutto lo cingono e gli passano proprio accanto. Quindi è fondamentale che il pubblico faccia la sua parte, permettendo al privato di fare l'investimento e quindi favorendo questo intervento e quindi facendo sì che da esempio di spopolamento Umbriano possa diventare invece l'esatto opposto, quindi esempio di recupero e valorizzazione e ripopolamento dei borghi.